l'appuntamento annuale di Laboratorio 2.0 chiama la città Sogno Migliore. Sta rispondendo bene la città, c'è un gran numero di persone. Questa è la festa del laboratorio, la celebriamo sempre insieme, parliamo di cose, di contenuti, della nostra città, di quello che vogliamo fare, e chiama la città è un momento importante per questo piccolo popolo di 2.0. Il laboratorio chiama la città e la città risponde, ha bisogno di parlare, ha bisogno di ascoltare, di partecipare, e noi abbiamo fatto una grande azione di opposizione in questi anni, ne siamo fieri e la rivendichiamo, però il laboratorio 2.0 va oltre, è qualcosa di più, ha studiato, ha analizzato i problemi della città di Ragusa, ha cercato le soluzioni, e quello di oggi è un momento importante perché diremo quali sono le nostre linee programmatiche per questa città. Ovviamente i contenuti che apriamo al confronto, al dialogo di tutte le forze politiche civiche, perché abbiamo invitato a partecipare le forze civiche della città, a quelle che riteniamo sane, a quelle con cui si può condividere un cammino. Io ritengo che a fronte del fallimento della politica del Movimento 5 Stelle in questi 4 anni, perché non ha saputo cogliere le opportunità, deve esserci un momento in cui mettiamo punto e a capo, in cui ci rimbocchiamo le maniche tutti con entusiasmo, pronti a ripartire, a dare speranza ad una città, a dargli un'identità, perché ha una storia meravigliosa e ha bisogno di ripartire tutti insieme. Livio Tumino, Laboratorio 2.0, infatti è un laboratorio politico-culturale. Qual è il vostro progetto politico? Cosa volete per la città? Allora, noi stiamo cercando ormai da più di 3 anni, quasi 4, di poter offrire alla città di Ragusa un programma, un progetto politico che sia sicuramente concreto, fattibile e che abbia una lungimiranza, quindi un periodo almeno di una decina di anni, per fare rinascere, per fare ricrescere, per fare poter anche evitare questa desertificazione sociale, culturale, economica che sempre più ci sta coinvolgendo. Questo progetto quindi è quello di mettere insieme tutte le forze civiche, non partitiche ma civiche, quindi categorie professionali oppure impiego pubblico, cooperazione, artigiani, commercianti, società civile, insegnanti, tutte le varie anime libere che non sono schiave di un partito o di un'ideologia preconfezionata, che quindi non è possibile di essere confrontata oppure diciamo, verificata in base alle esigenze del territorio. Quindi mettere insieme tutti questi spiriti liberi per poter offrire alla città un punto di riferimento capace di portare avanti realmente le istanze e quindi la progettualità e quindi quelli che sono realmente le esigenze di un territorio, che in questo momento specifico sono sicuramente lo sviluppo economico, la sicurezza e il welfare. Giovani Laboratorio 2.0, Alberto Di Stefano, allora in questo laboratorio come si lavora? Si lavora bene per la nostra città? Si lavora bene, si lavora soprattutto con visione e con lungimiranza per questa città. Purtroppo quello che è mancato in questa amministrazione non è tanto il rifare le strade piuttosto che la potata di un albero, piuttosto che la sistemazione di un lampione, ma è proprio la visione e soprattutto la grande lungimiranza che serve a questa città, perché ci sono tanti ragazzi che se ne vanno, tanti ragazzi che lasciano questa città perché c'è mancanza di lavoro, e quindi quello che vogliamo fare con il laboratorio è ridare speranza, speranza tramite un progetto, speranza tramite delle idee, speranza tramite delle iniziative, come questa qui di oggi, che siamo già alla terza manifestazione del Chiama la Città, siamo alla Camera di Commercio, siamo felici, siamo contenti di poter finalmente parlare alla città liberamente, come nessun'altra forza politica fa, nessuno più sta in mezzo alla gente. E la grande cosa, la bella cosa di questo laboratorio è che finalmente possiamo concepire insieme un progetto, un disegno per questa città che nasce da 3 dati, da 3 situazioni che sono concatenate tra di loro, che sono l'ascolto, la pluralità e la democrazia. Noi abbiamo la grande forza in questo gruppo di essere molto plurali, di ascoltarci l'uno con l'altro, magari anche portando avanti idee divergenti, ma che poi tutti insieme riusciamo a concepire un punto di incontro comune.